Negli ultimi mesi ha destato qualche scalpore il fatto che Matteo Renzi si sia fatto pagare per fare alcune conferenze dal governo del dittatore Bin Salman in Arabia Saudita. Cosa ne penseranno sinceramente i suoi elettori? Io ho deciso di andare alla Leopolda e di chiederglielo direttamente. I cattolici dicono che i soldi sono lo sterco del diavolo, però servono per fare politica. Il finanziamento pubblico non c'è più, quello privato è stato bloccato da... l'attacco mediatico. E anche perché un partito non è che si regge su un'idea, sull'idea non si regge nulla. Cioè, con il moralismo non si è andato mai da nessuna parte. Non è che prende soldi per il partito. Li prende per se stesso. È importante avere a disposizione dei soldi per creare delle situazioni così come la Leopolda, dove noi veniamo, ci sentiamo a nostro agio. Arrestano i professori. Non ci sono le elezioni. La senatore italiana si fa pagare dallo Stato estero. E quindi? E quindi? Che sopprime le libertà in carcere professionale. E quindi? C'è un reato? Ma c'è un, è un reato? Da cittadina italiana, sapere che c'è un senatore italiano che fa parte della commissione difesa del Senato e si fa pagare dal dittatore? Non mi dà alcun fastidio. I soldi dall'Arabia Saudita, da un dittatore, non sono una bella cosa. Oh, basta, basta, basta. Ha fatto bene. Non ne ha presi abbastanza, secondo me. Criticare mi sembra un pochettino ridicolo. Ma che cazzo raccontate? Devono smettere di rompere i coglioni a Renzi, va bene? Ma non avete un cazzo da fare. Beh, ma qual è il problema? Assolutamente siete voi in errore. Vada dove la porta il cuore. No, come? Vada dove la porta il cuore. Io ne penso bene, sono orgogliosa. Se la legge me lo permette, perché non ci devo andare? La legge mi permette anche di andare da Totornina e farmi pagare da lui, ma lei ci andrebbe da Totornina. Ma perché voi siete così faziosi? No, dittatore, beh, allora ce ne sono tanti dittatori nel mondo. Non è un dittatore. Non faccia il grillino. Dittatore. Guarda che dittatore, il mondo è pieno. Scusi, perché l'omicidio di Khashoggi è provato che, è stato, che il mandante è stato Bin Salman? Sì. È provato? Ma allora c'è anche la Cina, c'è anche la Russia. Quale altro ex premier di un paese prende soldi personalmente da un dittatore? Se sapessimo tutti. Ma scusi, lui è chiamato per fare delle conferenze, perché non chiamano gli altri? Ne so, un altro politico è solo invidioso. Se l'hanno pagato vuol dire che avevano interesse a sentire quello che diceva. O forse a coprirsi, no? No, no. Cioè lo vogliono. Tutti lo vogliono. Tutti lo vogliono. E certo, ma abbiamo l'unico politico che viene chiamato al mondo per sentire cosa ne pensa. Cioè secondo lei non viene pagato come la figurina che legittima la dittatura, ma essendo ex premier? Senti, in Arabia Saudita hanno aperto il calcio femminile. Bin Salman ha avviato un processo di riforme che cambieranno strutturalmente il paese, anche dal punto di vista dei diritti. Le donne possono guidare ora, no? E il nuovo rinascimento infatti ci sarà il nuovo rinascimento. È anche merito di Renzi. La democrazia si ottiene anche nel senso. Ma lasci perdere, va. Perché per forza dove si deve trovare. Non la gallina, ma il pezzo, cioè nell'uovo ci vogliamo trovare la gallina anziché il pezzo. Ecco, viva Renzi! Si può dire, dalla Leopolda sono venuto a farmelo dire apposta, che fra le tante cose magari che piacciono di Renzi, però il fatto di aver preso soldi da Bin Salman non è stata una bella cosa, si può dire questo? Sì! Non si può negare l'evidenza. Sì, secondo me sì. Purtroppo è una delle cose brutte che ha fatto. E peraltro vado a dire che invidia il costo del lavoro, un paese dove c'è la schiavitù. Beh, io onestamente sì, penso anch'io che non sia degno. Questo non lo metto in dubbio. Ha fatto una cosa, sì. Ma ci deve spiegare, ci deve. Questa cosa con la convinza l'AM non si è capita.